Il fascino dei paesi fantasma. Quello che vedete alle mie spalle è Craco. Siamo in Basilicata, in provincia di Matera. Craco vecchia. Un tempo qua vivevano, fino ai primi anni 60, circa 2000 persone. Poi c'è stata una frana nel 1963 e le persone hanno incominciato ad andare a valle, in quella che anche oggi si chiama Craco Peschiera, appunto la parte sotto, e piano piano il paese appunto ha subito questo continuo spopolamento fino a diventare un paese fantasma. Ecco, oggi Craco, appunto, che vedete alle mie spalle, è il paese fantasma per eccellenza. È stato scelto anche da Mel Gibson per girare alcune scene del suo celebre La Passione di Cristo, ma è stato anche set di molti e molti altri film. Poi il terremoto del 1980 non ha aiutato, ha contribuito ancor più allo spopolamento, insomma è diventato definitivo e oggi è diventato, eccolo qua, un paese fantasma. Oggi il comune di Craco organizza delle visite guidate, qui non si può accedere da soli ma bisogna pagare un ticket che costa circa 10 euro, indossare un caschetto appunto perché è una zona rossa, quindi è completamente inagibile oltre che molto pericolosa, e poi si può passeggiare e assaporare la storia, assaporare, vedere in qualche modo un luogo che racconta molto, perché poi ci sono abitazioni crollate, il luogo, la piazza centrale, i luoghi che caratterizzavano in qualche modo la vita del paese fino appunto, ripeto, al 1963, quindi sono 60 anni che Craco è praticamente si presenta in questo modo. I paesi fantasma hanno a mio avviso un fascino tutto loro, perché il paese fantasma riesce a trattenere la storia, il paese fantasma riesce a preservare la storia pur non preservando le persone, perché appunto nessuno qui abita ora, no? Nessuno vive a Craco, però il paese fantasma, il paese diciamo così abbandonato, riesce a mantenere veramente una grande vita. Ecco, io credo che paradossalmente, credo che ci sia molta più vita a Craco che in una grande metropoli. Credo che si avverta molta più solitudine in una grande città, in un grande centro urbano, rispetto a Craco. Craco, certo, ha una solitudine che è anche, se vogliamo, una solitudine architettonica, nel senso che non ci sono persone che ci abitano, non possono viverci perché c'è un cartello là firmato dal sindaco, c'è scritto chiaramente zona rossa, zona inagibile, vietato l'accesso. La gente non può più vivere lì in quel posto. Però è un posto che conserva, custodisce gelosamente appunto la sua storia, i suoi ricordi, i nomi di persone magari ancora in vita che abitavano lì e che ora vivono a valle o che vivono in chissà quale paese, in chissà in quale posto nel mondo. Ecco perché ci affascinano i paesi fantasma. Beh, ci affascinano secondo me intanto per la quiete che riescono a trasmettere, ma poi anche per la voglia di preservare. Quel paese fantasma ci insegna un po' a preservare i ricordi, a cambiare anche un po' paradigma, a vivere una vita più lenta, più vicina, come dire, ad un ritmo che sia umano, che sia naturale, e quindi aggiungo io anche che sia sano, perché un ritmo lento è un ritmo sano. Invece il ritmo della società contemporanea, che è opposta a Craco, è il ritmo della velocità, della frenesia, della corsa, dove tutti scappano, corrono, dove non si guardano, dove non parlano. Ed ecco che Craco piace. Ecco, uno potrebbe pensare, ma qui siamo di fronte a un cumulo di macerie, no? Magari qualcuno potrebbe dire, ma che senso ha? Eppure il comune ha capito questa cosa, ha capito quanto piace alle persone, qui è pieno di turisti anche dall'estero, e addirittura fanno pagare il ticket. Ma la gente paga il ticket per cosa? Per delle macerie? No, è sbagliato ragionare così. No, non sono macerie. È vita. È una vita tramite le macerie, però sono luoghi che parlano, perché sono luoghi che hanno avuto il coraggio di fermarsi. Certo, questo è un, come dire, cause contingenti, cioè, sicuramente. La gente se ne sarebbe rimasta molto volentieri, non se ne sarebbe andata,
c'è stata la frana, d'accordo, ma al di là della causa specifica che ha portato questo paese ad avere l'appellativo di paese fantasma fra i più celebri, almeno a livello italiano, ecco, però a parte questo c'è quest'idea, il tempo che si ferma, il tempo che rallenta, il tempo che blocca in questa cornice tutto quello che è stato. E la gente paga il ticket, si mette il caschetto, fa la visita, fondamentalmente non per vedere qualcosa, perché appunto, ripeto, è un paese con delle macerie, fondamentalmente, con delle rocce, con dei soffitti crollati, con delle, insomma, dei blocchi che impediscono di deambulare in certi luoghi, però questo è un luogo metafisico, è un luogo di riflessione, è un luogo di pensiero, è un luogo che ci invita a pensare, che ci invita a riflettere sul valore del tempo che scorre, sull'importanza di rallentare, di adeguare le nostre vite a dei ritmi naturali e sull'importanza anche di preservare, di saper trattenere, saper conservare ciò che è bello, ciò che per noi è prezioso, ciò che nella vita, rimanendo nell'esempio della frana, potrebbe appunto cadere, franare, sfuggerci, ecco. E allora trattenere ciò che è bello e lasciare andare invece ciò che è negativo. Questo è un po' l'insegnamento che riesco oggi a elaborare qui da Cracco. Un saluto dalla bellissima città fantasma Cracco, Basilicata, provincia di Matera. Un saluto e iscrivetevi al canale Daniele Andreani anche per altri video. Aspetto i vostri commenti se verrete qua, anzi veniteci, perché Cracco è veramente un gioiellino, ma tutta la Basilicata è bellissima.